Sindaco Silvestri, Campomarino vive un momento difficile per via di un nuovo focolaio Covid. Qual è la situazione attuale? Situazione, come dicevo, è una situazione critica perché abbiamo diversi focolai riconducibili all'Istituto Omnicomprensivo, riconducibili alla comunità di albanesi di Campomarino, riconducibili a contrade come ad esempio Nuova Chiternia, e quindi è dislocato sul territorio una situazione molto critica. Ci parla di numeri? I numeri sono questi: abbiamo circa una quindicina di ragazzi dell'Istituto Omnicomprensivi che sono risultati positivi, oltre a maestri, alcune maestre e professori. Presso l'Istituto Comprensivo stiamo facendo dei tamponi, in totale saranno processati circa 300 tamponi. Abbiamo iniziato ieri, continueremo anche oggi e domani. I numeri parlano di 54 casi accertati dalla ASL, che sono persone che hanno fatto il tampone presso le strutture sanitarie regionali. Però oltre i 54 sicuramente ci sono persone che hanno fatto tamponi presso strutture private e che a noi non risultano però tra i dati ufficiali. E quindi il numero è ben superiore a 54. Tant'è che avete fatto un'ordinanza ad Abbiamo hoc. fatto un'ordinanza affinché coloro che fanno i tamponi presso le strutture private lo comunicano subito dopo al comune, per adottare tutte le misure necessarie scritte nel DPCM, in tutti i DPCM emessi dal governo. Quindi noi abbiamo anche l'obbligo di adottare delle misure nei confronti di persone positive. Ieri c'è stata una riunione dedicata anche nell'ambito del COC dove l'amministrazione voleva che venisse istituita la zona rossa, però l'ASREM non era d'accordo. Beh, diciamo che noi abbiamo fatto una riunione come COC, l'ASL diciamo non era presente, però abbiamo analizzato tutti quelli che sono i documenti a nostra disposizione. Per fare una zona rossa noi dobbiamo rispettare alcuni indicatori scritti nel DPCM, cioè abbiamo 21 indicatori. Questi indicatori parlano di numeri, quindi dal numero di contagiati totali, al numero di guariti, al numero di posti letto, al numero di... Noi tutti questi dati non li abbiamo, quindi il Comune è impossibilitato ad agire e di conseguenza abbiamo rimandato, diciamo, la palla alla Regione dicendo: noi abbiamo una situazione di 54 casi accertati, oltre a questi ci sono molti casi di cui sappiamo l'esistenza, però sono di tamponi fatti presso strutture private, quindi non abbiamo un dato ufficiale. Quindi la Regione, speriamo che al più presto ci dia indicazioni sul da farsi.